professore Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, specialista in analisi delle onde elettromagnetiche. Per il nostro pubblico più vasto, perché un'installazione come quella del MUOS può essere pericolosa per la salute umana? Il MUOS emette delle radiazioni e queste radiazioni possono avere degli effetti appunto sulla salute umana, degli effetti biologici, sia degli effetti immediati in caso di un errore di puntamento e quindi del fascio che colpisce esattamente o direttamente persone o abitazioni, e poi degli effetti a lungo termine dovuta alla parte, diciamo, diffusa di questo radar, di queste radiazioni, che non sono esattamente tutte puntate verso i satelliti, ma in parte vanno anche ad irraggiare i territori circostanti. Questa sua così disarmante affermazione è stata presa in considerazione dalle nostre autorità, si dice in burocratese, preposte? C'è stato, diciamo, una nostra consulenza presso il comune di Niscemi che è stata depositata 2 anni fa, e grazie a questa consulenza e anche all'azione di altri scienziati vi è stata inizialmente una revoca dell'autorizzazione alla costruzione del MUOS. Successivamente vi sono state delle valutazioni da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, con il quale noi abbiamo interagito come esperti della Regione Sicilia. Queste considerazioni hanno lasciato, diciamo, un parere abbastanza dubitativo, e successivamente noi come esperti della regione abbiamo invece fatto capire come, grazie al principio di precauzione, grazie all'esistenza già di 46 antenne e di altri inquinamenti come Gela, che porta ad avere più di 80 giorni di superamento del PM10, del particolato, a Niscemi. Niscemi è proprio l'ultimo posto dove sarebbe necessario installare dell'ulteriore materiale inquinante. Purtroppo questo non è stato compreso e non si capisce sinceramente quali siano le basi scientifiche che fanno sì di permettere la costruzione di questa installazione, dicendo poi verificheremo in futuro se essa sia pericolosa o meno con un monitoraggio. Non si fa. La popolazione di Niscemi non è una cavia. In base al principio di precauzione, se c'è una... Mi scusi professore, il principio di precauzione, se non sbaglio, è contemplato dal codice dell'ambiente negli articoli che vanno dal 302 al 304, quindi c'è anche una base normativa su cui lei sfonda queste affermazioni? Assolutamente, la nostra legislazione non è male. E inoltre diciamo che vi sono appunto tutte le sentenze passate, ad esempio per quanto riguarda l'installazione di elettrodotti, l'installazione di ripetitori per telefonini, che danno ragione a un'autorità che, in base al principio di precauzione, riduce questo tipo di installazione alla minima installazione possibile. In questo caso semplicemente ci sono molti ragionevoli dubbi scientifici sul fatto che questa possa essere pericolosa, e quindi non è, diciamo, dal punto di vista legale, legislativo, permesso farla, se non facendo una serie di valutazioni che non sono state fatte, soltanto una serie di, diciamo, valutazioni molto carenti. Purtroppo verificheremo poi in futuro, così come abbiamo verificato per l'amianto e per altre cose, che chi aveva ragione, ma lo si verificherà poi contando il numero dei morti. Grazie professore. Grazie a voi.